Parliamo di turbine idrauliche. Con questo argomento chiuderemo il corso. Fondamentalmente, parlando di turbine idrauliche, a parte alcuni concetti generali, focalizzeremo l'attenzione sulle turbine a reazione e poi nell'esercitazione sulle turbine ad eliche, cosiddette turbine Kaplan, che sono una particolare forma di turbine. Ora, in realtà, ricordate, le turbine idrauliche si impiegano fondamentalmente negli impianti idroelettrici per la produzione dell'energia elettrica. Regabio ha riportato questa slide, appunto, che fa riferimento agli impianti idroelettrici, giusto per richiamare una nomenclatura che è abbastanza nota. L'idea è quella che se abbiamo due bacini, una di monte e una di valle, facendo passare un chilogrammo di acqua dal bacino di monte al bacino di valle, questo realizzeremo una variazione di energia potenziale legata appunto all'energia gravitazionale fondamentalmente che possiamo andare a sfruttare. Quindi abbiamo a disposizione una certa quantità di energia meccanica pari in teoria. G, accelerazione di gravità per delta HG, dove delta HG è il cosiddetto salto geodetico, il dislivello esistente tra i due bacini, che possiamo utilizzare per andare a ricavare un output fondamentalmente del lavoro utile che utilizzeremo poi per la produzione di energia elettrica. Ricordiamo che in realtà non sempre possiamo sfruttare tutto quanto il salto geodetico. Ad esempio, se la macchina è posta, è installata a una certa quota H con A, dove con A facciamo riferimento alla sezione di scarico della macchina, in realtà va da sé che non stiamo sfruttando tutto quanto il salto geodetico, ma quello che potremo mettere a disposizione della macchina in realtà è il salto motore totale, che indichiamo con HD. È successo? Pari al salto geodetico meno la quota di installazione della macchina che indichiamo con H. Che è successo? In realtà l'acqua viene presa dal bacino di monte e addotta alla centrale dove sarà installata la turbina tramite, facciamo il caso di riferimento degli impianti a bacino, tramite una condotta. Quindi avremo, viaggiando all'interno di questa condotta, avremo delle variazioni di energia meccanica, avremo delle perdite. Anche queste non possiamo imputarle alla macchina, che in realtà vedrà a propria disposizione un salto utile, che indicheremo con H1, pari quindi al salto motore totale meno le perdite di carico espresse in metri di colonna d'acqua che abbiamo appunto per il flusso all'interno della condotta di adduzione dal bacino di monte alla nostra città. Difatti, quindi, questo stiamo ragionando in termini di metri, come si è solito fare. Difatti, la nostra turbina idraulica avrà a disposizione un lavoro ideale specifico, joule su chilogrammo, che in realtà è G, accelerazione di gravità, per il salto utile H con A. Questo quindi sarà il nostro lavoro ideale specifico di riferimento, quando noi non ci interessa della condotta, ma focalizziamo tutta quanta l'attenzione sulla macchina. C'è da dire subito che molte delle trattazioni che abbiamo fatto per le turbine termiche
in realtà possiamo immediatamente riportarle anche al caso delle turbine idrauliche, perché tutte le trattazioni che facciamo sono basate sui triangoli delle velocità e quindi si ripetono da macchina a macchina fondamentalmente. Però bisogna sottolineare quelle che sono le specificità. Qual è una specificità delle turbine idrauliche? Abbiamo visto che quando abbiamo a che fare con macchine termiche, le esercitazioni che avete fatto sulla turbina a vapore ad esempio, benché il salto entalpico, le differenze tra pressione di monte e pressione di valle non fossero molto alte, però il salto entalpico che avevate a disposizione da sfruttare nella turbina era piuttosto elevato e vi portava a delle velocità di attraversamento, la famosa CY che avete calcolato e poi la C con 1, data il coefficiente di riduzione delle velocità per CY, molto sostenute, all'incirca superiore ai 500-600 metri al secondo, se ricordo bene. Facciamoci qualche conto per l'installazione idroelettrica. Io qui ho considerato il caso, diciamo, i salti che si possono sfruttare, i più alti nel mondo, arriviamo a poco meno di 2000 metri. Se ricordo bene, il salto più alto che c'è è in Canada e sono circa 2000 metri di dislivello geodetico. Qui vi ho riportato il caso di un salto che si trova in Europa, circa 1777 metri di salto geodetico utile. Facciamo riferimento a questo salto, approssimiamo quindi a con circa 2000 metri. Se ci andiamo a calcolare il corrispondente lavoro di area specifico che è a disposizione della macchina, quindi che ogni chilogrammo di acqua che attraversa la macchina mette a disposizione per la produzione poi di energia elettrica, C per H con U troviamo poco meno di 20 kJ a chilo, cioè in realtà un lavoro ideale specifico molto più modesto di quello che siamo abituati a trattare quando abbiamo a che fare appunto con le turbine idrauliche. Mentre risistemiamo un attimo gli apparati elettronici, quindi Y al massimo 20 kJ su chilogrammo. Ricordate, nel caso delle turbine ad azione, ad esempio, supponiamo di voler sfruttare questo salto con una turbina ad azione, noi abbiamo trovato un coefficiente di carico ottimale circa pari a 2. Coefficiente di carico ottimale, ricordiamoci, il coefficiente di carico è il lavoro ideale specifico fratto la velocità periferica elevata al quadrato. Se ci facciamo i conti, supponendo di voler sfruttare questo salto con una turbina d'azione che faremo lavorare con le sue condizioni ottimali, appunto con questo coefficiente di carico, e ci andiamo a ricavare la corrispondente velocità periferica, quindi pari alla radice quadrata di sul coefficiente di carico, di Y fatto il coefficiente di carico, quindi circa la radice quadrata di 10. Di 10 kJ, di 10.000, ci troviamo che effettivamente abbiamo a che fare con una velocità periferica ottimale che dovrebbe presentare la macchina all'incirca di 100 metri al secondo. Assolutamente compatibili con la realizzazione delle nostre pale, anzi assolutamente lontana da quelli che potrebbero essere i limiti massimi delle velocità periferiche ammissibili per questo tipo di macchine, molto lontana difatti da quelle velocità periferiche che siamo abituati a considerare nel caso delle macchine termiche, dove lì abbiamo detto che una turbina a vapore e una turbina a gas possiamo arrivare in realtà a sfruttare fino a 500-600 metri al secondo di velocità periferica, e questa velocità periferica in genere non è sufficiente a sfruttare tutto quanto il salto entalpico che può essere sfruttato dalla macchina. Tutto questo per dire che avendo che le energie che abbiamo a disposizione, i lavori ideali specifici che possiamo utilizzare nel nostro
a sfruttare all'interno della nostra macchina, portano le macchine a lavorare con delle velocità periferiche assolutamente compatibili con quelle che sono le caratteristiche resistenziali dei materiali, sostanzialmente non ci sarà bisogno di andare a frazionare questo lavoro ideale specifico in più stati. Potremmo utilizzarle sempre, anche in questo caso estremo che abbiamo considerato, un salto di circa 2000 metri, potremmo andare a sfruttarlo utilizzando semplicemente una macchina monostatica. Altra implicazione nelle turbine. Noi facciamo riferimento come velocità caratteristica alla CY pari alla radice quadrata di 2 volte Y, ossia nel nostro caso 2 volte G per H. Queste velocità di attraversamento, poiché Y è modesto, saranno a loro volta modeste, sono nell'ordine di quelli che abbiamo calcolato sopra. Fondamentalmente le nostre macchine idrauliche saranno caratterizzate dalle velocità di attraversamento molto più basse rispetto a quelle che caratterizzano le velocità di attraversamento delle turbine termiche. Punto. Turbina termica d'azione, avete trovato velocità di attraversamento che erano, diciamo, 600 metri al secondo. In una turbina idraulica siamo sotto i 100 metri al secondo attraversamento. Velocità caratteristiche che possiamo avere nelle macchine idrauliche, le turbine idrauliche, sono nell'ordine delle decine di metri al secondo, non più delle centinaia di metri al secondo. Ora, le perdite che abbiamo all'interno dei nostri condotti, come non è chiaro, dipendono dal tipo di fluido, quindi sicuramente dalla sua viscosità, dalla sua densità, ma dipendono in maniera forte anche dalla velocità di attraversamento, che determinerà poi quelli che sono i gradienti che esistono all'interno degli strati limiti. In particolare, ricordate che nelle ottimizzazioni che abbiamo fatto per la turbina termica noi le abbiamo assunte proporzionali al quadrato delle velocità medie di attraversamento. Quindi nelle nostre turbine idrauliche, siccome le velocità di attraversamento sono molto più piccole di quelle che abbiamo nelle turbine termiche, possiamo aspettarci perdite per le creazioni dell'energia meccanica in realtà molto più basse di quelle che caratterizzano le turbine termiche stesse. Quindi rendimenti in realtà più elevati. E difatti è normale per una turbina idraulica presentare rendimenti all'incirca superiori all'85%, superiori al 90%, come vedremo tra poco. Il che ci tranquillizza poi su tanti aspetti. La turbina termica è essenziale, ad esempio, prendere gli angoli alfa con 1, l'uscita dello statore, molto piccoli se li misuriamo rispetto alla direzione periferica, per mirare appunto ad avere i rendimenti più alti possibili. In una turbina idraulica questo stress, tra virgolette, non ce l'abbiamo più, anzi, ragionando su altre cose, vedremo che ci converrà prendere angoli alfa con 1 un po' più grandi. Un problema però che è legato, quindi da un lato questo fatto di avere velocità periferiche ottimali da sfruttare è un vantaggio perché di sicuro ci porterà alla realizzazione di macchine monostatiche. Macchine monostatico, quindi faremo riferimento al rendimento total to static, non più il total to total. Quindi per noi sarà fondamentale minimizzare la perdita di energia cinetica allo scarico della macchina. Punto di progetto, tassativamente, angolo alfa con 2 uguale a 90 gradi, scarico assiale. Richiederemo nelle condizioni di progetto che la componente periferica allo scarico della girante C2U sia pari a 0. Ora, in generale, la velocità periferica U, da cosa sarà data? Dalla velocità di rotazione monica della macchina per quella che è la dimensione caratteristica fratto 2. Ricordate dal corso di sistemi, insomma, spesso le turbine idrauliche sono macchine di dimensioni generose, belle dimensioni, quindi ci possiamo aspettare che questo D, che cresce della portata soprattutto, tenderà a essere piuttosto grande. Questo significa
partiamo da una velocità periferica ottimale, quindi richiesta che imporremo in fase di progetto, che è piuttosto piccola. Quasi sempre avremo a che fare con dimensioni della macchina, quindi una dimensione caratteristica della macchina piuttosto grande, piccola, grande. Avremo a che fare con velocità di rotazioni che dovranno caratterizzare il funzionamento della nostra girante, tendenzialmente piccole, il che può diventare un problema, perché nello schema che abbiamo brevemente visto prima nella slide, la turbina idraulica nell'impianto idroelettrico conviene collegarla in maniera diretta all'alternatore, al generatore di energia elettrica. Facciamo riferimento al caso europeo, dove dobbiamo produrre energia elettrica con frequenza di rete a 50 Hz. Quindi se utilizziamo un generatore a una coppia di poli, questo dovrà ruotare a 3000 giri minuto, a due coppie di poli dovrà ruotare a 750 giri, a 1500 giri minuto e così via. Non siamo assolutamente liberi nella scelta del numero di giri, dobbiamo muoverci a gradini. Se omega quindi diventa troppo piccola, questo significa che nella realizzazione dell'impianto dovremo andare a presumibilmente a utilizzare, può capitare di dover utilizzare, degli alternatori caratterizzati da un elevato numero di coppie polari, compatibili quindi con basse velocità di rotazione. Ma l'alternatore, più aumentiamo il numero di coppie polari, più aumenta il suo costo, e può essere un costo molto importante. Quindi in realtà, se nel progetto delle turbine termiche noi abbiamo continuamente il problema di muoverci ai limiti delle velocità periferiche ammissibili, limiti appunto ammissibili con i materiali che utilizziamo, abbiamo il problema di avere velocità di rotazione molto alte per cercare di sfruttare i salti entalpici più elevati possibili. Nelle turbine idrauliche invece si ha quasi costantemente il problema di cercare di alzare il più possibile questa velocità periferica ottimale, in maniera da far marciare la macchina a una velocità di rotazione omega che sia la più alta possibile, per non dover utilizzare appunto degli alternatori troppo lenti, tra virgolette, e quindi troppo costosi perché hanno troppe coppie polari. Ci sono diverse tipologie di turbine idrauliche, noi richiamiamo l'attenzione sulle tecnologie principali utilizzate. Ricordate, turbina Peltor, turbina tangenziale ad azione, turbine di tipo Francis, fondamentalmente le macchine asso radiali, in forma asso radiale, di tipo centripeto. Per l'equazione di lavoro di Eulero, l'espressione in forma indiretta, ci conviene questa. Caso della macchina motrice, che il flusso vada dalla periferia verso il centro della macchina, per sfruttare anche il contributo legato al potenziale centrale. Oppure turbina ad elica, in particolare turbine Cavran, che sono turbine ad elica con le pale rotoriche orientali. Qui una carrellata sulle varie forme, ok. Andiamo direttamente ai diagrammi specifici, come in realtà in linea con quello che abbiamo visto studiando la similitudine, abbiamo che questo è un diagramma di Belcher per turbine idrauliche, quindi velocità specifiche in ascesa, diagrammi specifici in ordinati. Abbiamo che alle bassissime velocità specifiche conviene utilizzare turbine Pelton. Nella zona intermedia, i medi valori delle velocità specifiche, abbiamo le forme assoradiali, più la velocità specifica tende ad aumentare, più passiamo dalla forma radiale a quella assiale, fino ad arrivare alle applicazioni in cui è richiesta un'elevatissima velocità specifica, prendiamo come limite 6, qui abbiamo la zona delle turbine ad elica, proprio seguendo l'evoluzione della forma della macchina che abbiamo analizzato quando ci siamo occupati di
similitudini. Diagramma statistico dove in funzione della velocità specifica sono riportati i rendimenti attesi. Potete vedere i massimi rendimenti superiori al 90%, ben superiori al 90%, ce li abbiamo nel caso delle turbine Francis. Questa zona qui centrale, appunto, delle velocità specifiche medie. Altre velocità specifiche, tra virgolette, diciamo a partire da 2,5-3, conviene utilizzare le turbine Atelica, in particolare le turbine Kaplan, che mantengono per un certo range un rendimento ancora superiore al 90%. Dopodiché comincia il rendimento, tende ad abbassarsi man mano che sale la velocità specifica. Vedremo perché succede questo. Per cui a un certo punto, superato l'80%, quando i rendimenti diventano inferiori all'80%, vedremo che potrebbe diventare non più conveniente l'utilizzo di questo diagramma. Comunque il limite per questo tipo di applicazione è in genere posto verso omega s uguale 6. La zona delle bassissime velocità specifiche invece è occupata dalle turbine Pelton, che non hanno rendimenti paragonabili a quelle delle Francis. C'è da dire che in questi ultimi anni il campo di utilizzo delle Francis si è sempre andato più allargando, sia verso il basso che verso l'alto. Però se abbiamo condizioni di bassissime velocità specifiche al punto di progetto, quindi grossi lavori ideali e piccole portate, è il caso dei salti montani fondamentalmente, allora lì conviene andare a utilizzare le turbine Pelton, perché hanno il vantaggio di essere parzializzabili. Quindi, come succedeva per le turbine ad azione di tipo termico, la parzializzazione consente di scendere molto più in profondità, molto più, di andare molto più in basso per quanto riguarda le velocità specifiche utilizzabili per la nostra macchina. Come vedete, appunto, rendimenti comunque sempre molto molto elevati. Gli impianti idraulici sono impianti ad alto rendimento per quanto riguarda le macchine. Qui faccio soltanto un breve discorso sulle turbine Pelton, noi ci concentriamo un po' di più sulle, in generale sulle macchine di reazione, in particolare sulle turbine Pelton. Turbina Pelton, in realtà in genere abbiamo un bacino di monte, una condotta forzata che porta l'acqua fino al distributore, che infatti consiste in un ugello. L'acqua viene all'uscita dell'ugello, regna quella che è la pressione ambiente, quindi facciamo riferimento al caso di un singolo ugello, in realtà la quota di sbocco dell'ugello determina l'altezza di installazione della macchina e quindi il salto motore utile H con U. Come nelle turbine azioni, la ruota, il condotto rotorico, in realtà il fluido attraversando il condotto rotorico non vede cambiare la propria pressione, in realtà è tutta quanta la ruota che gira nell'aria ambiente, quindi a pressione ambiente. Il fluido, una volta uscito dal nostro ugello, ad alta velocità, perché l'ugello convertirà tutta l'energia potenziale disponibile, il nostro GH con U, in una velocità C con Y, nel caso di funzionamento ideale, o in una velocità C con 1 pari a Φ per C con Y, dove Φ è il famoso coefficiente di riduzione delle velocità che abbiamo già introdotto qualche lezione fa. Quindi velocità molto elevate, dopodiché, come ricordare dal corso di macchina, è questo oggetto che si troverà, il liquido prima che l'uscita dell'ugello si troverà a pressione ambiente resta, interagisce con una pala che ha una forma a doppio cucchiaio, il getto viene diviso in due parti, facendosi i conti è facile trovare che il massimo scambio di quantità di moto, quindi il massimo del lavoro raccoglibile dalla macchina, in questo caso dalla singola ruota, ce l'abbiamo quando la deflessione imposta al flusso dal
nostra pala rotorica è pari esattamente a 180 gradi. Ora, beta con 1 è 0 gradi, beta con 2 non possiamo farlo 0 gradi perché altrimenti non riusciremo a scaricare la pala fondamentalmente. Quindi dobbiamo dar modo a questo flusso di poter abbandonare la girante senza andare a sbattere sulla pala che è contigua a quella che stiamo analizzando. Questo fa sì che alla fine si utilizzano degli angoli beta 2 un pochino diversi da 0, 10-11 gradi, però per consentire quello che è la scaricatura. Si tratta di una girante d'azione che funziona sempre in condizioni parzializzate, perché appunto non abbiamo, non tutte le pale sono contemporaneamente vestite dal fluido, ma soltanto una porzione. Quindi la macchina lavora sempre in condizioni parzializzate. Possiamo avere Pelton ad un uncello, ad un ugelli o più ugelli, più ugelli. In ogni caso, ripeto, qui abbiamo il caso di un distributore a spirale per turbina, per girante Pelton che vedete qui. Vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6 ugelli per la missione. Ovviamente più cresce, tende a crescere la portata, quindi più tende a crescere la velocità specifica a cui dovrà funzionare la macchina, più tenderà a crescere in realtà il grado di parzializzazione e quindi il numero di ugelli che andiamo a utilizzare. Valgono per questo tipo di macchina tutte le stesse considerazioni che abbiamo fatto per la turbina termica ad azione, dove abbiamo trovato che quello che abbiamo chiamato coefficiente periferico delle velocità che ottimizza il valore di palettatura vale all'incirca 0,5. O, ragionando in termini di coefficiente di carico, all'incirca il coefficiente di carico ottimale è circa 2 per le turbine ad azione. Tale valore ottimizza anche il rendimento di palettatura delle ruote Pelton. Differenza fondamentale tra le ruote parzializzate utilizzate in ITRAP che utilizzano un liquido, le ruote Pelton, e le ruote parzializzate che utilizzano il vapore che abbiamo studiato qualche tempo fa, è che la turbina a vapore parzializzata ruota immersa nel vapor d'acqua e, come ricordate, questo fa sì che abbiamo a che fare con delle perdite per attrito sul disco. E per le perdite cosiddette di ventilazione, proprio la resistenza aerodinamica all'avanzamento della pala, che sono notevole, fanno sì che il rendimento interno alla fine della macchina sia molto minore del rendimento di palettatura e ci fanno cambiare anche le condizioni di ottimo. Andiamo a lavorare con coefficienti di carico e coefficienti di pressione molto più alti di quelli che ottimizzerebbero il rendimento di palettatura. Per cercare, in realtà, siamo costretti a ridurre la velocità periferica ottimale. Le Pelton hanno la particolarità che ruotano in aria, non sono immerse nel vapore d'acqua, sono immerse semplicemente nell'aria, quindi in realtà le perdite per attrito sul disco e le perdite per ventilazione sono decisamente trascurabili. Il rendimento interno della macchina difatti coincide con il rendimento stesso di palettatura e quindi questo per noi è il parametro che ci andrà a ottimizzare, che dovremo considerare nell'ottimizzazione della macchina stessa. Quindi assegnato, per una volta, il salto utile, quello che ci determina la velocità periferica da utilizzare. Dopodiché, ripeto, questo è solo un cenno sulle ruote Pelton, non ci addentriamo in quelle che sono le particolarità delle progettazioni delle ruote Pelton, perché in realtà sono molto ben descritte in tanti manuali. Ci sono una serie di regole empiriche, di formulette pratiche, che derivano dal minimo studio teorico, che facilmente si possono applicare per determinare le dimensioni delle pale, il numero di pale, le dimensioni delle pale e così. Quindi su questo noi tralasciamo un attimo. La spina Doppler, ricordate, l'avete già visto in realtà nel corso di macchine e sistemi, questo tipo di ugello, che muovendo avanti e indietro quest'asta andiamo a variare la posizione della spina e quindi in realtà andiamo a variare la sezione di passaggio e disposizione del flusso
e quindi andiamo a variare la portata. Tengo lo deviatore per andare a interrompere il getto in maniera brusca, cioè con un transitorio veloce andare a interrompere il getto che sta indestendo la pala, se per qualche motivo dobbiamo scollegare velocemente la macchina. Notazione. Torniamo al caso della turbina aperta, diciamo un uccello, muovendo avanti e indietro questa spina varia la sezione di passaggio e quindi varia la portata. Diciamo che il salto utile è sempre quello, variando la portata io regolo la potenza erogata dalla macchina. In questa regolazione, in realtà, la forma dei triangoli delle velocità non varia minimamente. Ho semplicemente più o meno portata che va a investire la mia pala, ma non ho l'insorgere di perdite d'urto, ad esempio, tra flusso e pala, caso comune quando vado a regolare una qualsiasi tipo di altra macchina. Questo è dovuto proprio alla particolarità che stiamo utilizzando una macchina di tipo tangenziale. Le turbine Pelton possono essere regolate senza perdere di rendimento, difatti, hanno una curva di rendimento in funzione della potenza erogata, della percentuale di potenza erogata rispetto a quelle di design, che di fatti è quasi piatta. Quindi sono macchine che si prestano molto bene per la regolazione della potenza. Ora, veniamo al caso delle turbine a reazione. Ci soffermeremo per un po' più di tempo, ma in realtà facendo delle considerazioni che sono valide sempre, quindi dobbiamo valide anche nel caso delle turbine. Facciamo sempre un riferimento al nostro schema di impianto, dove abbiamo un bacino di monte e un bacino di valle. Abbiamo una condotta che porta l'acqua alla nostra macchina, condotta che ipotizziamo la sezione costante. La nostra macchina, la nostra turbina di reazione, qui è riportato il caso di un aperto, di una fancy, scusate, sarà composta da una voluta che raccoglie l'acqua, vedete, a sezione decrescente, perché man mano che l'acqua richiesta arrivando dalla condotta entra all'interno della voluta, ci sono delle pale che cominciano a portarla sul distributore vero e proprio e la portata diminuisce perché l'acqua comincia a entrare anche all'interno della nostra giro. Quindi abbiamo una voluta a chiocciola in cui normalmente sono inserite delle pale predistribuitrici. Tra l'altro servono anche a dare stabilità alla cassa stessa della macchina. E in più cominciano a orientare il flusso in maniera corretta verso l'ingresso al distributore statorico vero e proprio, quindi alle pale statoriche che serviranno, che come al solito serviranno a convertire pressione in energia cinetica, come al solito nelle nostre macchine motrici, orientando il flusso correttamente per l'ingresso all'interno dei condotti rotorici. Quindi voluta, distributore statorico, girante a flusso centripeto. Sezione 0 per noi sarà la sezione di ingresso al distributore statorico, la sezione 1 la sezione compresa tra il distributore, tra lo statore e la girante, il condotto rotorio e i condotti rotorici. La sezione 2 è lo scarico della macchina. Normalmente nelle turbine a reazione troviamo presente un tubo diffusore che vedremo tra poco, noi andremo a considerare e deve essere considerata una parte integrante della macchina. Quindi per noi una turbina idraulica sarà composta, la vedremo composta da una voluta distributore, condotti statori, dove ci sono i condotti statorici fondamentalmente, la girante, dove ci sono i condotti rotorici, e un tubo diffusore a sezione crescente, destinato quindi a decelerare il flusso che esce dalla girante, che è montato al suo scarico e può avere diversi colori. Facciamo qualche bilancio di energia. Ora, arriviamo in questa schematizzazione puntuale. Eh?
Abbiamo un chilogrammo di acqua che parte dal pelo libero del bacino di monte. Dal pelo libero del bacino di monte la sua velocità sarà zero. Misuriamo tutte quante le, riferiamo tutte quante le ruote alla sezione 3, quello del pelo libero del bacino di monte. Alla sezione di monte l'energia meccanica costituita da questo chilogrammo di acqua fondamentalmente sarà data dalla energia geotetica, quindi G per il fatto geotetico, più l'energia legata, il termine legato alla pressione, ossia la pressione ambiente fatto ρ. L'acqua, seguiamo il viaggio di questo chilogrammo di fluido, parte dal velo libero, entra all'interno della condotta, quindi accelera, acquista energia cinetica fino a raggiungere la velocità, fino al raggiungimento della certa velocità che dipenderà fondamentalmente dalla portata smaltita e dalle dimensioni della condotta. Se la condotta è a sezione costante, man mano che il fluido perde di quota, in realtà la sua velocità rimarrà costante, perché abbiamo a che fare con un liquido di densità assegnata. Se io ho una certa portata smaltita, condizioni stazionali, sezioni di passaggio costanti, la velocità è costante. Quindi nel suo tragitto dal bacino di monte fino all'ingresso della macchina, in realtà il fluido vedrà convertire la sua energia potenziale, la vedrà convertire fondamentalmente in energia di pressione. Inizialmente accelera e guadagna energia cinetica, poi questa resta di fatto quasi costante, fino al raggiungimento dell'ingresso della macchina. Quando arriviamo all'ingresso della macchina, sezione 0, avremo un'energia posseduta dal nostro chilogrammo di fluido pari, ovviamente, altri nomi di energia cinetica, contributo della pressione, contributo della quota. Facendo un bilancio di energia tra la sezione di monte e la sezione 0, questa dovrà essere pari all'energia di monte meno la quantità di energia che si è degradata attraversando la condotta, G per le perdite di carico che abbiamo nella condotta espresse in metri di anni, in metri di colonna d'aria. Ossia, e con 0 sarà pari a G per delta Hg più la pressione ambiente fratto ρ meno G per le perdite di carico che abbiamo nella condotta. Nel caso in cui che stiamo rappresentando, la quota di installazione della macchina è 0, perché il diffusore per me fa parte della macchina stessa, la sezione 3 è la sezione di sbocco del diffusore che ipotizziamo proprio posta al pelo libero del bacino di valle. Quindi il salto geotetico coincide con il salto motore totale. Questo termine meno questo termine mi dà il salto motore utile più la pressione ambiente fratto la densità. Fluido, quindi all'ingresso della macchina ritorniamo al fatto che abbiamo a disposizione un'energia meccanica pari proprio al valore, quella legata al salto motore utile, e più in realtà il fluido ha anche un'energia meccanica pari a quella che è la pressione ambiente fattore a disposizione, l'energia meccanica specifica. Attraversando lo statore, il compito dei condotti statorici è proprio quello di accelerare i flussi a discapito della loro energia di pressione. Quindi la pressione accumulata diminuirà, aumenterà il valore dell'energia cinetica. Fondamentalmente,
continuiamo con questa schematizzazione. Stazionari, quasi non dimensionali, bla bla bla, le nostre solite ipotesi. L'energia meccanica che il fluido possiede alla sezione 1 uscita dallo statore, quindi C1 alla seconda fratto 2 più P1 su Rho più GZ1, dove Z1 è la quota che si trova uscita dallo statore, che può essere significativa o meno a seconda del rapporto tra le dimensioni fisiche della macchina e quello del salto che stiamo sfruttando, ovviamente. Il bilancio di energia dovrà essere pari all'energia meccanica che avevamo alla sezione 0. Sto facendo il bilancio tra sezione 0 e sezione 1, meno le perdite, indicazioni di energia meccanica che abbiamo nel nostro distributore R con D, ossia di quello che è il grado di reazione della macchina varierà quanta energia di pressione continuiamo ad avere all'uscita dello statore e quanta energia cinetica invece abbiamo all'uscita dello statore. Macchina d'azione, in realtà questa pressione tende al valore della pressione ambiente se stessimo analizzando il funzionamento di una turbina Pelton, e avremo il massimo valore possibile dell'energia cinetica. Funzione del grado di reazione, appunto, bilanciamo la quota di energia cinetica e di pressione che il fluido ha quando entra all'interno dei condotti rotorici. Nei condotti rotorici, appunto, sia l'energia cinetica sia l'energia di pressione viene convertita in parte in lavoro meccanico disponibile alla frangia della macchina. Ci sono sempre le declarazioni di tener conto. All'uscita nel nostro condotto rotorico abbiamo un'energia meccanica specifica possesso del fluido che esprimiamo sempre con il chiamato di quello. Che facendo un bilancio di energia tra la sezione 1 e la sezione 2 possiamo esprimere come E con 1 meno le perdite delle reazioni di energia che abbiamo. Qui sono indicate per dice G che abbiamo attraversando la girante. Questa volta dobbiamo tener conto macchina motrice, stiamo attraversando i condotti mobili, in realtà dobbiamo tener conto anche del lavoro che il fluido ha ceduto alla girante stessa. Se vogliamo cominciare insieme queste due espressioni, dovremmo scrivere quindi il lavoro ideale specifico G per H1 più la pressione ambiente fratto ρ meno il lavoro di palettatura meno perdite nella girante più perdite nel diffusore per ogni chilogrammo di fluido. Quindi una parte dell'energia cinetica e dell'energia di pressione è stata convertita in lavoro di palettatura. Dopodiché, sezione 2, il fluido abbandona la girante, entra all'interno di questo tubo diffusore,
il cui compito è quello di convertire energia cinetica in energia di pressione, quindi fondamentalmente di rallentare il fluido, per cui la velocità che il fluido avrà alla sezione 3 sarà maggiore di quella che arriva alla sezione 2. Viceversa, la pressione che abbiamo alla sezione 3 sarà maggiore della pressione che avevamo alla sezione 2. Ma quindi tubo diffusore, condizione fondamentale C2 maggiore di C3, e quindi P2 minore di P3, facendo riferimento a queste condizioni particolari in cui mi sono messo, però noi all'uscita del tubo diffusore quello che abbiamo come valore di pressione in realtà è una pressione imposta, è la pressione proprio dell'ambiente che regna sul pelo libero del bacino di Rotterdam. Quindi in realtà questa P3 è esattamente pari alla pressione ambiente se il diffusore è a forma divergente. In realtà quello che causerà sarà il fatto che la pressione P2, dovendo essere minore della pressione ambiente, farà sì che la turbina scaricherà in una condizione di sottovuoto. Ha una pressione P2, come ho cercato di evidenziare qui in questo schema, appunto minore di quella che è la corrispondente pressione ambiente. Il fluido poi, muovendosi all'interno del diffusore, possiamo andare a scrivere di nuovo un bilancio di energia. Consideriamo un flusso monodimensionale anche all'interno del nostro tubo a sezione divergente. Passerà appunto dalla velocità C2 alla velocità C3, la quota di scarico è 0, tutte le quote le sto misurando dal pelo libero del bacino di valle, la pressione di scarico è la pressione ambiente, quindi in realtà la pressione ambiente ce l'ho imposta sia a monte che a valle in questo schema semplificato. La pressione P2 è una pressione inferiore a quella dell'ambiente. Quali sono le conseguenze di questi bilanci? Scriviamoci anche il terzo relativo al diffusore. Quindi l'energia meccanica alla sezione 3 sarà C3 alla seconda fratto 2 più P3 su ρ, con l'avvertenza che P3 coincide proprio con la pressione dell'ambiente in questo schema. Poi più avanti lo puntualizzeremo un po' meglio il funzionamento del diffusore. Uguale, facendo un bilancio di energia, alla E2 meno le perdite delle reazioni di energia meccanica che abbiamo nel diffusore, ossia C2 alla seconda più P2 su ρ più GZ2. Il nostro lavoro di palettatura ce lo possiamo ricavare in vari modi, possiamo scrivere in realtà abbastanza banale dato le scritture che già abbiamo fatto. Possiamo far riferimento o al passaggio attraverso la girante, quindi dalla sezione 1 alla sezione 2, e otroviamo questa prima formulazione, la più immediata. Possiamo far riferimento al passaggio dalla sezione 0 alla sezione 2, quindi l'energia meccanica che il fluido ha alla sezione 0 meno quella che ha alla sezione 2, meno ovviamente le degradazioni che dobbiamo considerare nel passaggio da 0 a 2, oppure possiamo fare un bilancio tra la sezione 0 e la sezione 3, quindi ingresso macchina, uscita tubo diffusore, uscita quindi dalla macchina in senso lato, perché ripeto, considereremo nelle ultime reazioni il diffusore come parte integrante della macchina. Beh, è abbastanza facile se partiamo da questa espressione, lavoro di palettatura, andiamo a sostituire C2 più P a questo valore della E2, questa espressione che ci siamo ricavati per il bilancio dell'energia relativa al diffusore, andare a ottenere questa riformulazione per il lavoro di palettatura.
Che ci dice questa formulazione? Ci dice in realtà che la nostra macchina, la pressione ambiente ovviamente se ne va sempre, per questo noi non la consideriamo proprio nella valutazione del salto utile che abbiamo a disposizione del nostro impianto, perché la nostra acqua deve partire dalla pressione ambiente e deve tornare alla pressione ambiente. L'unica cosa che abbiamo, le velocità sono all'incirca nulla sia all'inizio che alla fine, l'unica cosa di cui possiamo contare è il salto utile. Il lavoro di palettatura sarà pari al salto utile meno che cosa? Le degradazioni che abbiamo nell'attraversamento della macchina e ce l'abbiamo nel distributore, nel rotore e nel diffusore, meno l'energia cinetica allo scarico del diffusore C3. Qual è il vantaggio di andare a mettere il diffusore? Ce ne rendiamo conto se andiamo a confrontare queste due espressioni. Se non ci fosse il diffusore, la macchina in questo caso scaricherebbe una quota Z con 2 e questo termine determina una perdita per quanto riguarda il lavoro di palettatura e scaricherebbe a una velocità C con 2 maggiore di quella che è la C con 3. Ripeto, se non ci fosse il diffusore, alla sezione 2 noi avremmo la pressione ambiente, quindi questo termine sarebbe nullo. La quota Z con 2 sarebbe in realtà una parte, ci rappresenterebbe una parte di salto perso per quanto riguarda la nostra macchina. E in più andremo a perdere allo scarico l'energia cinetica C con 2 e non l'energia cinetica C con 3. La presenza del diffusore quindi ci permette sia di recuperare la quota di installazione della macchina, possiamo tranquillamente metterla almeno all'interno di certi limiti al di sopra del pelo libero del bacino di valle, e ci permette anche di recuperare una parte dell'energia cinetica che il fluido ha quando abbandona la macchina stessa. Recuperiamo lavoro fondamentalmente, se andiamo a guardare questo termine, perché per l'appunto il diffusore fa sì che lo scarico della turbina, che la turbina in realtà scarichi a una pressione minore della pressione ambiente, quindi questo termine è negativo, meno per meno fa più, e quindi si va a sommare compensando appunto questi due termini. Queste sono le espressioni del lavoro che possiamo ottenere facendo dei semplici bilanci delle energie e che ci convincono fin da adesso della bontà dell'utilizzo del diffusore. Ripeto, ha due vantaggi importanti. Ci permette di recuperare una parte dell'energia cinetica allo scarico, ci permette di recuperare la quota di installazione della macchina, perché può essere spesso conveniente andare a mettere la macchina in una posizione tale che scarichi in realtà più alta rispetto a quello che è il bacino di valle, che comporterebbe una perdita secca di lavoro. Tutto questo perché fa lavorare la turbina a una pressione, con una pressione di scarico inferiore rispetto alla pressione ambiente, che può rappresentare un problema, perché se abbiamo a che fare con un liquido e la pressione scende troppo, attenzione all'insorgere della cavitazione, che determina in realtà che, come per le pompe, non saremo liberi poi queste turbine di andarle a installare a una qualsiasi altezza, perché dobbiamo stare attenti a non far scendere troppo appunto la pressione allo scarico della macchina, della girante, altrimenti potremo incorrere nel problema della cadenza. Ovviamente restano sempre valide le espressioni del lavoro di Eulero, sia nella formulazione diretta sia nella formulazione indiretta. Resta sempre valida la definizione di lavoro di azione e di lavoro di reazione. Lavoro di azione, come al solito, è legato alla variazione dell'energia cinetica. Il lavoro di reazione, consideriamo questa prima espressione, è legato in realtà fondamentalmente alla variazione della pressione che abbiamo a cavallo del rotore.
e ripeto, per noi poi la macchina a grado di reazione nullo è una macchina in cui non abbiamo variazione di pressione a cavallo del rotore, quindi appunto da ruota aperto, ad esempio. Anche per questo tipo di macchine conviene ragionare in termini di grado di reazione, come al solito, il grado di reazione cinematico che oramai ben conosciamo, rapporto tra lavoro di reazione espresso in termini di velocità relative e velocità periferiche rispetto al lavoro totale scambiato, che ovviamente appunto si lega al rapporto tra la variazione di pressione che abbiamo a cavallo del rotore e il lavoro stesso scambiato. In realtà noi utilizzeremo un'altra forma di grado di reazione che sarà un po' più comoda nello sviluppare, ci sarà un po' più comoda nello sviluppo dei conti. Questa che vedete riportata qui, dove C con 1 è la velocità effettiva che il fluido ha all'uscita dei condotti statorici, se fate un piccolo esercizietto vi sarà facile convincervi che la ruota Pelton, di cui abbiamo parlato prima, è una macchina che ha R star uguale 1 in caso di funzionamento ideale. Quindi in realtà ritorniamo alle stesse identiche definizioni che abbiamo usato per le turbine termiche ad azione, dove per noi una turbina termica ad azione è una macchina che ha grado di reazione termodinamico, quindi riferito al funzionamento ideale, pari a 0. Se facciamo riferimento a questo grado di reazione R, qui indicato con R star, la ruota Pelton in caso di funzionamento ideale, quindi C con 1 uguale a C con Y, perché il coefficiente di riduzione delle velocità è pari a 1, è una macchina che ha R star pari a 0. Facciamo una prima pausa, ragazzi.